Come è andata sabato d'Asti? Niente, sabato sera abbiamo fatto la 38ª serata dell'anno. È andata veramente a gonfie vele, come si dice nel mondo dello sport. E abbiamo avuto una grande affluenza di pubblico, abbiamo avuto 350 unità a vederci, quindi è andata bene a livello di immagine, di pubblico e a livello di risultati. Siamo riusciti a ottenere 11 vittorie su 12 dei nostri ragazzi, delle varie sedi di Asti, di Rivarolo e di Susa, siamo andati bene, siamo contenti perché Arianna De Laurenti ha fatto in una categoria superiore con una ragazza molto quotata di Torino e ha vinto snellamente, egregiamente le tre riprese, poi c'è stato un altro mio ragazzino, Schoolboys, che si sta sbloccando, a 14 anni appena compiuti, sta andando bene, ha vinto anche lui molto bene, agevolmente, e soprattutto la chicca della serata è stata Francesco Tartaro, che ha fatto la 7ª vittoria di fila da professionista. Siamo contenti e orgogliosi di lui perché sta avendo una crescita, un margine di crescita veramente che neanche io me lo aspettavo, sono sincero, sta andando veramente bene, ha affrontato un ragazzo moldavo di Bologna che aveva 100 match all'attivo in Moldavia e ne ha fatto una 50 in Italia da dilettante ed era il quarto match da professionista. Era un test veramente duro, infatti lui è uscito molto provato, ma su 6 riprese ne ha perse solo 2, ha perso probabilmente solo la seconda e la quarta e le altre riprese le ha vinte veramente bene. È stato un test impegnativo perché su di lui ci stiamo contando tanto, stiamo puntando molto, perché per il prossimo anno vorremmo portarlo a un titolo italiano professionistico effettivo. Lui ha già vinto il campionato italiano Neo Pro l'anno scorso e stiamo puntando tutte le nostre forze, le nostre energie per poterlo portare a massimi livelli. Lui se lo merita, un ragazzo serio che si allena 2 volte al giorno, tutti i giorni, 7 giorni su 7, e lui sabato sera è riuscito a dare il meglio di sé, perché quando l'altro è calato la 4ª ripresa, lui la 5ª e la 6ª l'ha fatta in impennata, l'ha fatta bene, proprio per merito della sua preparazione, della sua caparbietà che ha avuto. Quindi siamo veramente contenti e che dire, adesso stiamo preparando le ultime nostre 2 serate, che una sarà il 17 dicembre a Grugliasco e l'altra sarà il 30 dicembre qua a Rivarolo al Polisportivo. Quindi correte numerosi per vedere la serata, perché anche queste 2 serate ci saranno professionisti, dilettanti, incontri femminili, incontri giovanili, ci sarà veramente tanta kermesse, tanta carne al fuoco, che per un appassionato o anche uno che non lo è, capire il pugilato, quante sfaccettature può avere, secondo me è una cosa molto importante. Ripeto, ci sono ragazzini da 14 anni che combattono e ragazzi di 35 anni, professionisti, dilettanti, donne, c'è veramente tutto. Credetemi che è veramente una bella esperienza per uno che non ha mai visto al vivo degli incontri di pugilato. La box, contrariamente a quanto si pensi, non è soltanto darsi 2 pugni in faccia, che cos'è? Tutta un'altra cosa, pugilato è una disciplina, la nobile arte, una disciplina olimpica, una disciplina che è più di 100 anni che esiste, è una disciplina che ti dà sicurezza con te stesso, coordinazione del tuo corpo e ti insegna a toglierti dalle situazioni difficili che possono capitare al giorno d'oggi. Noi in Palestina abbiamo tante ragazzine, ragazzi che vengono e gli stiamo dando sicurezza nelle loro potenzialità. Ragazzi, credetemi che il pugilato è un qualcosa oltre coordinativo, didattico, educativo, è uno sport che ti dà sicurezza in te stesso, è come si può dire, uno sport sociale. Noi abbiamo reintegrato tanti ragazzi che avevano grossi problemi, che ci sono al giorno d'oggi, di problemi familiari, problemi lavorativi, problemi di tutti i generi, vengono qua, qua siamo una grande famiglia, siamo un centinaio di persone qua a Rivarolo che ci alleniamo tutti i giorni e abbiamo creato un rapporto padre-figlio, fratello-fratello, amico-amico, tutti i ragazzi che vengono in presenza da me tutte le sere escono assieme, hanno trovato gente che non riusciva a comunicare, a dialogare con gli altri, è riuscita a farsi un gruppo, è riuscita a trovare amici veri, qua è veramente bello, positivo, credetemi, una cosa particolare. Poi sicuramente è un po' violento perché ci sono i pugni sul muso, ma ci sono delle regole. Io vi dico, c'ho mio figlio che ha 18 anni che fa calcio, è molto più violento il calcio in proporzione che il pugilato, perché nel calcio tutto è lecito, ragazzi, e colpi regolari e non regolari, qua ci sono solo colpi regolari, si sa che il pugilato è formato a 6 colpi e sai che io posso prendere questi 6 colpi qua, se io sono allenato li schivo, rientro, esco e faccio la mia box.
Nel calcio non trasmette, arrivano calci particolari, pugni, gomitate, quello è uno sport violento, ragazzi, ma non per criticare il calcio, ripeto, mi piace, sono appassionato di calcio, mio figlio fa calcio, è giusto che ognuno faccia quello che vuole, però non ne mettiamo pugilato nella categoria degli sport violenti, perché è tutta un'altra cosa, ripeto, è disciplina, arte e educazione, credetemi. Okay.